Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor. Io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi per me non si parla di Sailor Moon, ma per me oggi è domenica 24 febbraio 2018, 2019, scusatemi. Sto registrando con questo cellulare, poi farò un vlog che mi è stato regalato, sapendo la mia situazione economica. Da uno dei titolari del supermercato in cui vado a fare il tirocinio lavorativo. A parte che adesso mi deve far sapere perché lui ha 6 mesi questo cellulare, però lo schermo, il vetro è un po' rotto e mi ha preso appuntamento per farmi cambiare, diciamo, il vetro. Ok, oggi si parla di cancelleria, quindi tornando un po' di università, mi sono dimenticato l'altro quaderno, che è il quaderno della monocromo a spirale verde, perché io da giovedì 28 inizio il corso di inglese per l'esame. Ok, questi sono i nuovi acquisti. Aspettate, l'altra volta avevo comprato questo temperamatita, 1,90 euro alla Coop. Questi non mi ricordo, 1 euro e qualcosa, penso. Sono dei segnalibri. Io li ho usati, uno dei quattro libri che dovevo portare all'esame di storia medievale. Però poi vedremo che ci sono anche di altro tipo, che sono questi. Qui la Stabilo e già sono i secondi pennarelli, però questo 18 euro alla Coop ho trovato che era in offerta e alla fine sono molto molto contento, perché vedete qui c'è una tasca e basta, e si fa così, e quanti colori mi servono. E poi si chiude. Sono molto molto comodi, diciamo così. Aspettate che qui poso. Ok. Nuovi colori, mi piace molto qui. Aspettate che voi forse non vedete. Ecco. Mi piace queste tasche perché a di fondo i pennarelli c'è il fondo. Io non so se riuscite a vedere con questo telefono in queste condizioni, che è diverso dal P8 Lite Huawei, fa vedere qualcosa. Nuovi colori sono questi verde, questo giallo evidenziatore, arancione, rosa pesca, rosa lilla. Vedete? Io mi sono subito innamorato di questi colori, ma devo dire la verità, mi piace parecchio. Aspettate, metto qui. E mi piace molto molto perché qui, vabbè, la tasca è vuota. Io amo questi colori invece dei pennarelli che macchiano, fanno quello e quell'altro. Alla fine ho preso questi perché io preferisco questi. Quegli altri che c'avevo, vi ricordate che si erano rotti i tubo, li userò per riserva oppure per fare quando farò i video per la decorazione dell'agenda Filofax. Vedete, Stabilo, questa cosa strappo che mi piace parecchio, devo dire la verità. Un'altra cosa è questi, che sono simili a questi qui, e non so se riuscite a vedere, però sono dei segnalibri molto più grandi. Li ho presi perché ora devo fare gli esami e quando faccio gli appunti li metto nei quaderni per ricordarmi i vari titoli, diciamo così. Poi ne prenderò altro. Penso 1 euro anche questi costano 90 centesimi, mi sembra. Ho preso queste tre gombe sempre alla Coop, ma molto molto utile, che mi serviva e basta. Ho fatto la scorta di quaderni. Il primo è questi due della monocromo, per avere delle riserve, per avere qualcosa in casa, diciamo così. Come
come potete vedere, verd'acqua. Non si vede, però è verd'acqua. Aspettate che riusciamo a vedere. Il telefono è più grande della Huawei P8. Questo è l'iPhone P800. Quindi questo è per avere dei sempre righi, che io amo i righi, per avere dei quaderni vuoti in libreria. Questo invece della monocromo piccolino, e ecco, io ho iniziato già a vedere, ci sono dei dati personali, quindi è diario universitario. Aspettate, ok, vi faccio vedere che stavo scrivendo la lista di esami delle materie. Ero arrivata a medievale e storia greca. Non è finita qui, perché precedentemente avevo comprato questi. Aspettate, dov'è? Eccoli qui. E quando ho comprato le gomme e questo, ho preso altri due quaderni. Avevo comprato queste, le tartarughe ninja, alla coppa 1,90 € all'uno, però costa un po' parecchio. Le Turtles, visto che Michelangelo l'anno scorso l'avevo messo nel quaderno, cioè è uscito all'uovo di Pasqua. Due quaderni che sono una specie di gruppo, però essendo dei bambini, la mascherina di Leonardo, l'iniziale è così, ovviamente sempre a righi, quelli là che io uso. Alla fine di ogni quaderno c'è una specie di colora le ninja. Devo vedere se c'è anche quegli altri qui. Ah, ok, qui non c'è niente, però qui c'è le tabelline per i bambini per imparare. Ah, eccoli qui. Io ho preso questo, però mi manca questa, la coppa non ce l'aveva, questi due no, ce l'aveva lui, mi sembra. Aspettate che qui mi casca tutto. Riusciamo, regia, ok, questo è quello che io ho in mano. La coppa non aveva questo, dove il mio dito invece aveva questo. Però mi manca Donatello, quello viola. Infatti io ho acquistato questi due successivamente a questi. Allora, cioè, e io ancora mi devo imparare con questo nuovo cellulare, e quindi allora, no, non so. Allora, ditemi se si vede la qualità, perché io ho provato anche a migliorare con Filmora. Ovviamente è sempre la stessa cosa, quindi non c'è Donatello, sono a righi. Come potete vedere, c'è sempre la mascherina di Leonardo, le tabelline a un fondo pagina, eccole qui le tabelline, i disegni sono sempre gli stessi, qui la maschera di Leonardo, quello blu si chiama Leonardo, ok. Io amo le tartarughe ninja perché avevo già, sempre alla Coop, precedentemente quaderni di uno di Paperinik, un altro di Gastone della Disney, però l'avevo usato per Street Fighter Cross Tekken per la pagina, un altro Paperina e Paperina per quanto riguarda letteratura italiana, un altro quaderno qui qua versione calciatori, che è nuovo e lo userò per storia greca, probabilmente un altro rosso solo Paperino per storia greca. Poi abbiamo Leonardo, questi sono gli ultimi due che sono arrivati. Io penso che sia tutto uguale. Davanti c'è sempre la maschera di Leonardo, non so per quale motivo, va bene. Io penso sì, sono tutti uguali. C'era questo di Michelangelo, ma alla fine volevo più Donatello.
come potete vedere, poi vediamo. Qui è Is Turtle Time, il tempo delle tartarughe, con Raffaello. Raffaello è il mio preferito perché è rosso. Io ecco perché l'ho preso. Ok. Sono sempre a righe. Chiedo scusa perché il Elephone P800 ne prende tutto lo spazio. E aspettate un attimo. Sì, lo spazio è piccolo. Ok. Il blu è Leonardo, vero? È Leonardo, mi sembra. Sì. Go Ninja Mode. Vai. Modalità ninja in azione, boh, non so. Go ha tanti significati in inglese, partenza, go oppure andare, però andiamo con la modalità ninja. Super giù sarà così, boh, non lo so. Ok, io amo i righi, io odio i quaderni quadretti. Ok. Ditemi un po' se volete vedere video del genere cartoleria, quanto qui per esempio in train, le tartarughe in allenamento, training, l'ho imparato da Street Fighter Cross Tekken, scusate, training, c'era uno stage dove si è allenamento, ok. Io ora non so se li userò per tutti per l'università, questi per esempio non ce l'hanno. Cosa? Michelangelo ha diverso, poi vedremo se ha, non lo so ora cosa farà. Allora, se volete vedere una modalità quaderni cartoleria, roba universitaria, quello che volete, tanto è così. Basta che me lo scrivete sotto all'info box. Ok, finisco così il video. Ora non so questo quando uscirà, praticamente a inizio marzo. Dai miei social network, da Facebook a Telegram, li trovate nell'info box. Poiché abbiamo più Serum Fan, si affilia ad Amazon, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, i canali dei ragazzi del team, da From Will Matte Channel a Luca Metabrixia, Shinigami P, lo Squarcio nel Tubo, Chiara Ciutrice e tanti altri. Noi ci vedremo al prossimo, noi ci vediamo, volevo dire, al prossimo video, che non so quanto sarà e che cosa si parlerà. Ciao ragazzi!